Allora, noi siamo oltre quella nebbia, c'è il lago Trasimeno, quindi noi siamo a confine fra la provincia di Viterbo, quindi zona viterbese, il lago di Bolsena e Orvieto, e la Toscana, quindi zona senese, grossetana e quindi aretina con il Chianti. Per intanto capire un po' da dove siamo e che cosa, perché lo facciamo e da quanto. È questo, questa zona è una zona tendenzialmente con terreno alluvionale, quindi abbiamo un sedimento principalmente sabbioso. E le nostre terre sono state una delle prime, insieme a quelle laziali, che i romani hanno investito dal punto di vista scientifico, tecnologico, e non dico una stupidaggine, per l'agricoltura e la viticoltura, che era molto importante. Perché dico che non è una stupidaggine? Perché tu considera che, guarda, qui c'è, abbiamo seminato favino, praticamente è questo qui. Sono delle piccole fave che sono azoto fissatori, cioè praticamente cosa fanno? Fissano azoto sul terreno e in fioritura io le taglio e le rimescolo al terreno, quindi praticamente do azoto, do nutrimento al terreno. Ecco, questo sistema qui non viene, sì, ho studiato in agraria, ma in realtà già gli antichi romani sapevano che questo tipo di legume, quindi i legumi in generale, trifoglio, tutte le leguminose, ingrassavano il terreno. Sapevano che era bene darlo al terreno anche in colture in atto, quindi anche nella viticoltura. L'altra cosa importante, loro già sapevano potare, per esempio, cioè già sapevano che non andava dato, cioè potavano non con le forbici, col falcetto, e praticamente non bisognava dare colpi a caso, come dicevano, ma colpi ben assestati tenendo il tralcio, in modo tale che il taglio era netto. Quindi già sapevano che la pianta doveva essere curata, quindi curata e potata, e tutte queste cose l'hanno studiate, l'hanno osservate principalmente nel Lazio e anche qui in Umbria. Qui in Umbria i punti nevralgici erano Todi e Umbertide, erano i due punti focali. Todi perché chiaramente era vicino al Tevere e quindi facilmente commerciabile con Roma, e perché erano i terreni più vocati a quel tempo per la viticoltura. Poi se è un po' spostata, è un po' persa, ma se è quel tipo di nozioni. Ma diciamo che la passione per l'agricoltura, per la viticoltura, gli umbri ce l'hanno sempre avuta. In realtà già dal 1700 su alcuni articoli parlano della viticoltura umbra. San Venanzo, qui vicino a Marciano, e anche il comune di Piegaro, che è lo stesso mio, è un po' più avanti, usavano mettere dell'uva bianca insieme alle uve rosse per fortificare e dare longevità al vino. Perché? Perché chiaramente non c'avevano i famosi solfiti che abbiamo oggi, ma sapevano benissimo che l'acidità, quindi il pH basso, era il fattore determinante per la vita del vino. Quindi la storia, diciamo, ci dice questo, che in realtà noi non abbiamo fatto niente, non abbiamo inventato nulla, abbiamo solo riprodotto cose che già c'erano e già sapevano da centinaia di anni. Cioè io riconosco un vitigno non dalla foglia che sta in cima o dalla foglia che sta in basso, ma dalle foglie intorno al grappolo, quindi la terza, la quarta, la quinta foglia intorno al grappolo danno la connotazione di che vitigno è. Allora, come avete potuto vedere, il sistema d'allevamento è un guglio, cioè, guarda, già ci dà un'idea. Praticamente la pianta si sviluppa in orizzontale, quindi questi sono i tralci che rimarranno sempre a cornetti per dare una continuità alla pianta, cioè per far sì che la pianta, se io perdo i tralci, ho delle vie che rimangono sempre integre e intatte, quindi la pianta fortifica queste strade, queste vie di comunicazione della linfa, e i tralci che rimangono, tipo questo qui sopra, non so se lo vedi bene, questo sopra invece che stagliato verrà piegato per fare un guglio, tutto il resto va via. Tu considera che intanto noi stiamo parlando e già qui dentro ci sono i grappoli per il prossimo anno, cioè già la pianta ha fatto, questo è il germoglio che il prossimo anno germoglierà, farà un tralcio,
Da questo tralcio ci sono escono dei grappoli. La pianta ha già selezionato, cioè le cellule sono già differenziate, e quindi da questo qui dentro, se io lo apro e lo guardo al microscopio, ho già gli accenni fiorali, cioè quindi già la pianta sa l'anno prima quanti grappoli produrrà o quanti fiori farà. Grappoli è già poi dopo un po' più complesso, però. Mentre invece sta ancora lavorando sottoterra, cioè sottoterra sta ancora raccogliendo e accumulando risorse che dai tralci scendono e vanno dentro come riserva per l'inverno e per energia, come starter, come fosse tipo Gatorade per la primavera prossima. Noi questo inverno potiamo largo, non potiamo troppo stretto, perché sennò incitiamo la pianta a germogliare prima, perché la pianta sennò tenderebbe a uscire. Dato che è una pianta, dato che è una liana, cioè è una pianta che in teoria non ha una struttura, non è nata per avere una struttura eretta, ma per crescere in orizzontale o in verticale appoggiata ad altre piante, quindi lei deve crescere. Quindi se io non la potassi, cosa succede? Che da ogni germoglio di questa pianta vengono fuori dei tralci che faranno dell'uva, tantissima uva, sicuramente non avrà le caratteristiche perfette per fare il vino come noi pensiamo di bere il vino ora, ma sarà un vino da una bassa gradazione alcolica, da una bassa acidità, quindi quello che molti dicono non di qualità. Però il problema qual è? Che del prossimo anno ancora, da questi germogli che arriveranno tipo qui, da qui partiranno altri germogli che andranno di là e la pianta si allungherà. Però io praticamente non posso andare a cogliere l'uva a 5-6 metri di distanza, cioè io devo lavorare qui, anche perché poi qui passo coi trattori. Quindi noi in realtà facciamo un'opera di costrizione, cioè noi costringiamo la pianta a rimanere qui, chiaramente non in maniera aggressiva, ma cercando di dare un senso alla sua forza e alla sua vigoria, quindi lasciarla un po' sfogare ma non troppo. Quindi questo è l'apporto, è come immagina fosse un bonsai, cioè tu un bonsai lo devi rimpicciolire ma lo devi far vivere, quindi lo rimpicciolisci ma lasciandogli sempre un po' di fuga, quindi crea delle torsioni, degli avvitamenti molto molto belli. Io poto da gennaio in poi, e più là è meglio è, perché appunto prima poto e prima la pianta va in germoglia. E nelle gelate invernali tutte le piante, o meglio questo tipo di piante, ha bisogno di sentire il freddo per capire quando arriva il momento di germogliare, ovvero ha bisogno di un immagazzinamento di freddo, un tempo zero, cioè un tempo di raccolta delle energie, avviene solo a basse temperature, cioè più... Mi spiego meglio. Più la pianta sente il freddo e quindi più sa quando arriva la temperatura giusta, che è intorno ai 16-17 gradi. Per il sottosuolo è quella invernale, è chiaramente molto più bassa. Si chiama fa bisogno in freddo, cioè la pianta ha bisogno in freddo. In freddo. La pianta ha bisogno di freddo per capire appunto quando è il momento di germogliare. Questo io te lo spiego così, però in realtà è a livello biochimico. Cosa succede? Che la pianta con il freddo, cioè o meglio con l'arrivo del caldo, dopo che ha percepito il freddo, riesce a sintetizzare degli ormoni, che sono degli ormoni che danno il via a tutto quanto, e sono le auxine, sono degli ormoni che partono dalle radici. La pianta sente che la temperatura è sopra i 10 gradi, manda le auxine in alto, la prima a ricevere le auxine è la gemma più in alto, e da lì parte. Quindi parte il germogliamento, quindi la pianta porta tutte le energie sopra. E quindi il freddo serve a questo, cioè serve per far partire la pianta nel momento giusto. A quel punto la pianta non è che è perduta, perché la pianta riesce tranquillamente a riprodurre altre gemme immediatamente, perché ne ha tantissime la vite. Però sono gemme che a noi viticoltori e a voi bevitori poco fanno, perché non portano pochissima uva, quasi niente. Perché lo scopo in quel caso è arrivata la botta, la mazzata, dice no, adesso mi diverto, faccio un sacco di fiori, faccio un sacco di uva, no. Poi sulla mazzata stiamo quieti e il prossimo anno ci riproviamo. Questa è un po' la psicologia spicciola da bar della vite. E io più largo lascio,
e meno VTO. Meno VTO se voglio dare un carico adeguato alla pianta, cioè secondo gli studiosi di adesso il carico adeguato è praticamente intorno ai 2 kg e mezzo, 1,8 kg. Allora, per quanto riguarda lo sviluppo verticale è solo per un discorso di riserve idriche, perché i nutrienti stanno sui 30 cm, 20 cm di terreno. Sotto i 30 cm cominciano a scarseggiare, sotto i 50, 60, cioè sotto un metro c'è solo terra. Sotto però c'è l'acqua. Allora, dato che stiamo entrando su un periodo sempre più con estati poco piovose, quindi molto più siccitose, la pianta è bene che vada giù, però giù ci sono solo le riserve. In realtà, anche se la pianta sta stretta, diciamo esplora tutta la parte di terreno intorno a sé. Chiaramente le piante non sono come gli umani, non si invadono, quindi rimangono, si avvicinano e poi ognuno va per la sua strada, non si intrecciano mai. E esploreranno sempre di più intorno. Più stretto non è tanto per i nutrienti, ma è per un semplice fatto, perché questo l'ho pagata, è mia, l'ho pagata. Io devo concimare, devo pagare per tagliare l'erba, devo pagare per fare un sacco di cose, ma c'è una cosa che non devo pagare, che è quella là sopra. Ora oggi non si vede, c'è la nebbia ma il sole. Il mio professore di viticoltura diceva: l'unica cosa gratis che avete in viticoltura è il sole. Dato che non siamo in Francia, dove il sole ce n'è poco e quindi stanno tutti lì a cercare, qui è bene che la pianta ne prenda più possibile e lo prenda bene. Proprio le piante, cioè vedi che la depressione. Perché la depressione l'argilla fa così? Perché crea un pochettino di fastidio alle radici, cioè, nel senso, tu immagina che stai costretta e compatta all'interno di un alloppo di terra. Allora, su alcune viti non ne risentono particolarmente, anzi stanno anche bene, perché poi l'argilla è una grossissima spugna d'acqua, quindi praticamente trattiene l'umidità e te la porta avanti, ma comprime, perché comunque sia è qualcosa che stringe quando chiude l'estate, stringe le radici, e alcune piante non è che stanno proprio benissimo a loro agio con questi tipi di terreni un po' duretti. Se è sciolto, la garganica è una di quelle che si trova meglio, appunto in terreni sciolti, vulcanici o comunque sia semi-alluvionali. Allora, andando per ordine, qui le nebbie ci sono a partire da metà ottobre in poi, non prima, cioè fino a 7-8 anni fa c'eravamo le nebbie anche a settembre. Fortunatamente per il tipo di viticoltura che faccio io non ci sono più. Per il discorso terreno, della conformazione del terreno, non saprei, perché comunque credo che tipo in Trentino, che non c'abbia il mare, non c'ha tutte ste nebbie, però lì penso che sia le montagne che non fanno creare la nebbia. E in più comunque, dato che è umidità sospesa, insomma in base al tipo di pressione atmosferica che crea la nebbia e dall'umidità del suolo, io non ho mai pensato di fare vini botanizzati, vini con la muffa nobile, ma per il semplice motivo che per quello non ci vuole solo la nebbia, anzi in realtà la nebbia sì ci vuole, ma è solo uno dei fattori. L'altro fattore è che ci sia nebbia la mattina presto, ma che poi al sorgere del sole vada via e il sole asciughi subito l'uva, perché la differenza fra la muffa nobile, cioè botrite la muffa nobile e la muffa non nobile, per la muffa non c'è differenza. La differenza è che il fatto che la muffa, che è la stessa Botrytis cinerea, è all'interno dell'acino, cresce, si sviluppa all'interno dell'acino. Finché è dentro l'acino, noi Homo sapiens la chiamiamo muffa nobile, perché non ci rompe i coglioni a noi e quindi è nobile. Cioè, che cacchio vuoi? Quando esce, che sporifica, quindi che è pronta per portare spore su altre piante, cioè su altre uve o su altri prodotti, a quel punto per noi non è più nobile, perché ci ha rotto le uova nel paniere. E come facciamo a non far esplodere la muffa?
dandogli umidità, dandogli chi per lui dà umidità fino a che serve, cioè in modo tale che la muffa cresca. Il sole quando arriva asciuga subito la buccia in modo tale che la muffa non ha più il substrato umido fuori che dice ah cazzo c'è l'acqua, usciamo fuori, no, rimane asciutta, rimaniamo dentro, quindi rimane dentro, rimanendo dentro e maturandosi l'uva poi a un certo punto un pochettino si appassisce, quindi se concentrano gli zuccheri la muffa elabora alcune sostanze all'interno dell'acino che poi quando il viticoltore raccoglie fa in parte appassire in parte no, perché fa più di una vendemmia, chiaramente una selezione è abbastanza tosta, crea questo prodotto un po' zuccherino, cioè dolce, quindi a base dolce, che ha questi sentori che ricordano appunto la muffa, ora volevo darti un ricordano qualcosa di un pochettino migliore, ma in realtà muffa è muffa. Allora, sono i due prodotti che sono alla base di tutti i prodotti fitosanitari, perché anche chi fa sistemico, la molecola è una molecola complessa che entra dentro il sistema pianta, quindi dentro la foglia, dentro il grappo, dentro la pianta stessa, con diversi tipi di molecole, però il principio che si portano dietro, la molecola che si portano dietro per difendere poi dal fungo, che è un fungo, la peronospora e l'oidio in questo caso, è rame o zolfo. E sono il rame è un metallo, lo zolfo no. Dicono poi fanno male al terreno, è vero? Che sei detrattori allora, della biodinamica? Tendenzialmente sì. Dato che è un metallo quasi pesante, insomma, a lungo andare va sul terreno e rimane sul terreno. Allora, quando noi parliamo dei solfiti, e quindi la legge ci parla del biologico, dei solfiti di biologico, parla di 100 mg litro di SO2, dei solfiti, sul vino, ma il 100 mg è la totale. Il totale vuol dire che è la somma dei solfiti che io ci ho messo, ma quei solfiti che io ci ho messo in realtà sono una piccola percentuale, è libera, è quella che poi mi va a proteggere il vino. Quella percentuale lì che normalmente se tu fai tutti i passaggi le dai in tutti gli step è più o meno un terzo della totale, quindi se parla di 30, 40, 50 mg litro, 30 mg litro di SO2 libera, è quella che va a proteggere il vino, è quella che mi interessa per quando io devo andare a asportare il vino o devo far sì che il vino sia longevo. Per esempio per un bianco devo far sì che non parta la malolattica, è quella che mi interessa, il resto è solo l'aggiunta che io ci ho messo. Quindi se io ce ne aggiungo un po' per volta magari arriverò a dei livelli alti di solforosa totale, ma poi alla fine non vado a essere efficace. Quindi quello che io credo in un'annata normale, cioè con uve sane, insomma, quello che io faccio è andare a dare i solfiti, quindi la solforosa, nel momento giusto. Il momento giusto quando è, secondo me, è finita la fermentazione e prima dell'imbottigliamento. A quel punto quella che io aggiungo, non ti dico tutta, ma una gran parte di quella che io aggiungo è quella che rimane libera, quindi io non ho bisogno di andare a caricare il vino di solforosa perché è controproducente. Questo è quello che faccio io. In alcune annate, in alcuni momenti, dipende anche da come me la sento, per esempio cioè il malandrino del 2019, che non ha solforosa aggiunta, ha 12 mg litro, non bastevoli a dire non contiene solfiti, perché come si diceva prima i lieviti producono solforosa, ma producono anche loro, e se superi 10 mg litro, sono dei numeri, lo so che sono pallosi, ma se superi 10 mg litro il vino contiene solfiti per legge, quindi il mio vino contiene solfiti ma non ha solfiti aggiunti. In realtà mi sono accorto dopo perché non me l'ho ricordato, quando sono andato a fare l'analisi del vino ho visto che era a 12, allora ho detto ah, ma là non ce l'ho aggiunta mai, perché è così, le uve erano sane, in realtà non ce le aggiungo.
finita la fermentazione, non c'ho avuto difetti in fermentazione, nessun problema. Finita la malolattica. Ah, finita la malolattica. Vabbè, ce le metto dopo, ce le metto al travaso quello dopo. Il travaso quello dopo non ce l'ho messa. Allora lo metto all'imbottigliamento. All'imbottigliamento non ce l'ho messa. Allora ho detto, ma ho fatto, questo era marzo, primo imbottigliamento, faccio tre lotti. Perché lo scagliono meglio. Proviamo così. Il primo imbottigliamento è andato, solforosa non aggiunta. Il vino ha mantenuto bene, è finito. A Claudio ho detto, ma sai che c'è, quel vino è così e così, ma facciamo anche il prossimo lotto di imbottigliamento senza solforosa aggiunta. Sì, sì, è andato bene. L'estate è stato un po' un rischio, l'ultimo lotto è questo che c'è ancora in giro. Ha retto bene, cioè nel senso ha retto come doveva reggere un vino che non ci ha messo il fiti. Non è chiaramente un vino come era in primavera, ovvio. Cosa è cambiato? Sei un attimino, potrei dire che si è messo seduto, cioè ha perso un pochettino di smalto a livello olfattivo, si è leggermente abbassato il tenore olfattivo, che uno ha la percezione olfattiva, e lo percepisco leggermente più svanito, cioè, rimane sempre una buona freschezza, quindi bello fresco in bocca, però lo percepisco leggermente un pochettino più stanco. A quel punto si è capito che il Grechetto non è un vino morbidoso, un po' così, ruffiano, è un vino bastardo, perché è un vino grezzo, un vino gretto, è un vino che in bocca praticamente aggredisce il palato all'inizio, perché c'è una buona consistenza tannica, aggredisce il palato alla lingua perché c'è una buona acidità se viene colto in un periodo giusto. E anche grazie al Padre Eterno, chi per lui il sole è bello, cioè gli dà una buona impronta, quindi c'è un buon grado di zuccherini e quindi una buona dotazione in alcol, e anche un buon fondo amaro, quindi praticamente è tanto sempre in bocca. E quindi molta gente dice, cazzo, però sto tanto in bocca, mi piace. E quindi ora si sta apprezzando la purezza del Grechetto. Ma non è sempre stato così. Io mi ricordo i primi anni che davo il Grechetto, la gente diceva, ma no, ma quella Todi è più buono. Vabbè, Todi è più buono, sì, bevi lo Chardonnay, però vabbè, mi spiace. Vedi, che io l'ho scoperto nel 2011, cioè scoperto. Ho capito il valore del ciliegione nel 2011. Ti dicevo che prima il malandrino è nato, il vigneto, nel 2009, ma in realtà il vino già c'era prima, perché facevo il malandrino col cabernet. E praticamente come facevo? Lo facevo macerare pochissimo il cabernet, quindi usciva solo il zucco e faceva sto vino leggerino. Poi dopo negli anni abbiamo visto, ne facevo pochissime bottiglie, poi negli anni abbiamo visto che il malandrino, che questo vino piaceva moltissimo, e quindi ho detto facciamo un vigneto. E l'uva migliore per questo tipo di vino, cioè un vino dove non devo andare a estrazione, cioè non ho bisogno delle estrazioni, quindi non ho bisogno delle sostanze sulla buccia, ho bisogno del succo, quindi della polpa, e ho bisogno del colore. E l'uva migliore che poi c'avevo, che era qui, era nel centro Italia, è il ciliegiolo, secondo me. Da lì poi, sempre per il discorso non delle purezze, ho abbinato l'aleatico, che mi piace sempre, c'è sempre, e un po' le foglie tonda, perché non mi dispiaceva perdere questa identità, questa biodiversità, cioè questa biotipo di vite che è la foglia tonda, non perderla del tutto. E un po' le malvasia, perché volevo dare un pochettino più di freschezza, di vita, di sprint al vino. E quindi in questo, quello che si diceva prima del rapporto polpa-buccia, non serve a niente, cioè non me ne frega niente di avere più buccia che polpa, perché il tipo di vino, il tipo di prodotto che volevo fare era tutt'altra cosa. Anche lì il ciliegiolo, se tu pensi, 30 anni fa era un vino da taglio, un'uva da taglio per il mitico Sangiovese, invece adesso ci sono delle doc anche a zona dei Narni. Il ciliegiolo dei Narni appunto è una doc bella presente, e è un vino che secondo me è un'uva che dà un vino ottimo perché può essere sia spinto un pochettino di più per fare un vino un pochettino più strutturato, ma è perfetta, è l'ideale, il connubio è un vino fresco, giovane. Ma quello che io vorrei tanto fare
è un semplicissimo, semplicissimo vino bianco che tu apri senza fa troppe... Il vino quotidiano. Te lo bevi e basta. Allora, questa è il dolciame. Qui in mezzo ci sono alcune file di aleatico in purezza, per due motivi. Perché uno, mi sono accorto che sul 4A ci sarebbe andato un pochettino più d'aleatico. E in più, dato che è un'uva molto delicata, si ammala facilmente, non sempre arrivo al quantitativo che volevo della percentuale di aleatico del 4A. E quindi diciamo ho fatto una piccola riserva di aleatico in caso di emergenza. In più ci sono quattro file di garganica. Ah, esatto, ah, ma come cazzo, è la garganica. Uno, volevo fare un po' di spumante per me, per moi. Due, il nome garganica, sì, alcuni pensano che sia un nome etrusco. Quindi, se io ci voglio tirare il cappello sull'uva garganica, posso dire, dato che io sono etrusco, vedi, ho il lineamento proprio etrusco, posso dire che è un vino, è un'uva che mi potrebbe appartenere.